Funzionerà? Funziona molto bene. Da Master. Questo gioco va giocato unicamente a Master. Speriamo che il gioco non crashi, che i salvataggi funzionino. Stavolta l'ho testato abbondantemente. Se non funziona, frullo tutto dalla finestra. So, Marked One, I saved you, and I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Strela guy. I mind my own business. If you want to kill him, well, you must have your reasons. What are you standing there for? Che Got tipo di a job for lavoro? you, Marked One. I want. Ma regà, meno le prime missioni le famo veloci perché non c'ho voglia di stare quanto. Quindi, Good hunting, non vi Stalker. preoccupate, a parlare con gente devo ammazzarne altri. Ora il bullone. Bullone, ancora non faccio. Come over here, we need to talk. Просто И что же оно за выжигатель такой? Так, рукой махнул, все смеются, Guys, I'm sending ясно? someone your way, so wing it. You may attack if Сидят necessary. На берегу озера, Over. Вас... All right, Wolf, Я им говорит. Решит все по поводу радиации. Out. Я тут уже фиг знает сколько сижу, и хоть бы хоть. Аптечку, кто-нибудь! Я ранен! Я ранен! Oddio. Crashato? Crashato. Crashato, mezzo. Bevo io. Bevo. Ciao tutto. Ok. So, Marked One, I saved you, and I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Strela guy. I mind my own business. If you want to kill him, well, you must have. Got a Well, good hunting, Stalker. Oddio, quanto è buio. Музыкант из тебя. Еще тот. Ну надо ж было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. Guys, I'm sending someone your way, so wing it. You may attack if necessary. Over.
E salviamo. Come posticino? Tranquillo, sereno. Vediamo se crash di nuovo. Ok, ora. E crasha sempre qui. Crasha sempre qui. Ah, vabbè, non lo devo salvare. Questo qua non lo devo salvare. Va bene. Capito. È strano perché non crashava. Ho giocato un bel po', non ho giocato. Menti o seduto. Moonlighter, raga, che vedevo di. Ma faccio di da qui, raga, stavo avanti. Queste sono le anomalie. Sono molto poco visibili e fanno tanto male. Andiamo. Pipe down, man. Let me fill you in. Men, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Oh, di Andy. Andy, grazie caro, anche lei è molto bello. Ma lei fa già lo stream. Lero, la lama non te posso. Non lo sta, ma chi te se. Te se frega a te. Oh. Oh, cazzo. No, sono morto. Stanno giocando l'altro, quindi non so se ti conviene averli in vocale. Io ti sto stando dentro di me. Che senso? Crasherà anche adesso che sono morto? È crashato anche adesso che sono morto. Raga, è un crash continuo. Bello che quando lo facevo per conto mio oggi pomeriggio per provarlo, stava tutto a posto. Vedi che cazzo è successo? Beh, è assurdo. Non riesco a capire proprio. No, ho sbagliato di nuovo. Sabotaggio. Che carino là comunque.
Ho stavo 350 volte, porca miseria. Pipe down, man. Let me fill you in. Ok. Salvo. Porca miseria. Time to move on and be heroes. Andiamo, Kiki. Allora, il motivo per cui ho butto bulloni per terra è perché qui siamo a Chernobyl e ci sono le anomalie. Le anomalie sono molto brutte e cattive. O magari ti farò vedere cosa fanno questi, così le muore. Ok, uno è andato. Oh cacchio! Ok, è andato. Oh cazzo! Aiutino, per favore! Amici, approfitto. Dai ему прикурить, я войду. Ehi, тут нашего убили. Messo molto male. Я его подранил. Опа, sono morto. Окка. Ok. Non è l'ultimo però. Oh, ecco l'altro. Ok, sono morti tutti. Serve un medic. Che bello quando muori così. Questo gioco mi ha dato più successo. Andy, ma un tempo avrebbe pure successo. Mi ricordo che l'anteprima di questo gioco era dappertutto. Il PC è abbastanza famoso per quanto. Poi, insomma, per quanto potesse avere successo la scena PC di quegli anni. Sì, ma te venga a liberare, ma te venga a liberare. Eccomi. I owe you, brother. I could never thank you enough. Ma figurati. E dammi la flash drive che me. Nostro. Ok. Dio, no, senti, tutto sto testo non. Mi serve un lavoro. Ok, trova la perfected suite. Perfetto. Che c'hai il. Medico. Niente. Proviamo un pochino i cadaveri.
Devo trovare un fucile a canne morte. Veramente questi qua ce l'ha. Questi ce li deve avere. Eccolo. Dai. C'è qua. Comunque questa qua, raga, è una versione moddata. Ci ho messo... In realtà sono un mod moddato. E il mod di base era AMK. Aggiunge molte armi, creature tagliate normalmente, che furono tagliate dal gioco. Poi Autumn Aurora, che... Oh, eccolo, eccolo qua, aspetta, eccolo qua. Questo è perché mi servono i bulloni, per capire quando ci sono queste cose qua. Queste fanno tanto male. Non ci dobbiamo avvicinare. Anche qui. Visto gli stronzi dove le mettono le anomalie, le mettono in mezzo alla strada. Che schifo si muove! Questi sono dei topi mutati. Carini, vero? Molto carini. Dovete sapere, ragazzi, che qui la fauna locale ha un'intelligenza artificiale fatta molto bene. Per cui generalmente gli animali attaccano solo se sono in branco, a meno che non siano molto grossi. Attaccano solo se sono in branco, quindi se hanno la sicurezza di poter vincere. Eccolo, quella è un'anomalia che ha appena acchiappato qualche povera bestia. Quindi qui anche gli animali possono, insomma. E ci sono anche le catene alimentari, nel senso che questi cani generalmente vengono cacciati dai cinghiali, che sono molto grossi. Vediamo se crasha ora che passa l'elicottero. Ma smettete di contendermi come se fosse un oggetto. Io prendo il giorno dispari. Ma che, questo ce l'ha con me, eh? Scendi sotto, ti faccio vedere io che te faccio. Allora, prima crashava quando prendevo il medikit. Ho preso il medikit, non è crashato. Ok. Niente. E troviamo un fucile più fico. Cazzo. Voglio non ho il fucile. Ragazzi, smettete di trattarmi come un oggetto. Io mi sento... Oddio, eccolo! Questi sono i cinghiali. Di vostra. E fanculo. Come tu non ti mischiare? Di me che si sta parlando, non è mai... Ok, visto che ho trovato un medico, quale che lo usi? Stupido sexy shelter.
Ma c'è un pagliaro in testa. Sto schifo. Via. Aspetta, a meno che mi faccia un po' bella. Prendermi. Le mie prestazioni. Ho detto prestazioni, intendevo dire. Ok, quindi devo portare la flash drive al commerciante. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo un po' di missioncine da fare. Io non lo voglio cambiare come vuoi far tu, che ti lamenti che fa tardi ai videogiochi e non ti caga. Ma veramente D&D è molto comprensivo con me. Generalmente mi lascia fare quello che voglio, fin tanto che. Got anything valuable? Tanto che, ecco. Faccio le cosine sue che gli piacciono. Crashato. Un'altra volta. Perché crasha così tanto? Non crashava in live oggi. Vabbè, sentite, raga, lo sapete che famo? Ve lo dico io che famo. Mettiamo a giocare a Moonlighter. Mettiamo a giocare a Moonlighter. Devo giusto. Aggiorniamo un attimo tutta la roba. Qui di Twitch non ci banna. Aggiornato? Perfetto. Ok. Adesso lo vedremo com'è, mio caro D&D. A me piace, ma perché assomiglia a un gioco che si chiama Recetier. Molto carino. Vediamo se si vede il gioco, riga. Si dovrebbe vedere però. Io lo trovo molto carino, almeno per il momento. Devo andare un po' avanti, per scoprire un po' di cose, vedere un po' il gioco come è bilanciato. E per il momento non è facile capire. Ok, ci siamo svegliati. Quanta roba! Bella Marina! Ok. A cosa assomiglia? Allora, è un misto tra Binding of Isaac, Recetier e basta. È una bella copia di Recetier. Purtroppo il gioco c'ha qualche piccolo bughino. Tipo, vedete qua i testi, no? Se vedete. Allora, se vedete la seconda pagina qui a destra, dico. Further notes on how to create a physical body of a co. Ah, non scende! Come non detto, riga. Ok. No. Però alcuni sono lamentati di qualche bug. Non ho incontrati. A parte questa cosa del testo che invece però non era un vero bug. Allora, vediamo un po'. È giorno.
Cosa di Isaac? Il dungeon crawling, senza i potenziamenti però. Allora, vediamo un po' cosa vogliamo vendere. Vediamo un po' di questo qua. Serious spot lo vendiamo perché high demand. Fabric lo vendiamo. Golem design solo uno, voglio vedere quanto ci danno. E rune tool. Teniamo un paio, teniamoci uno di tutto. Recettier, ti scrivo come si chiama, è un gioco giapponese anime, però è un gioco proprio, è proprio improntato sul capitalismo, cioè trovi dei beni, li vendi, aumenti il prezzo a seconda della domanda e poi mischiato con un po' di dungeon crawling, capito? What? Questo mi serviva in Powering Crystal per, se non sbaglio, per incantare gli oggetti. Golem. Non è che abbia tutta sta gran roba da... Vediamo un po'... Glass lenses, lenti di vetro. Andiamo pure. Va bene, dai. Non è che da vendere troppo. Devo capire una cosa. On sale. La roba che metto on sale. Io metto. Non posso decidere il prezzo. Mi mettono solo al 75%. Lo facciamo così, non mettiamo niente. Del mettiamo tutto. Prezzo di qua abbiamo. A 100 sono disfatti però in high demand. Quindi proviamo a metterlo a 130. La pixel art di Andy è molto carina. Ora ancient pot. Pot pure lo. Oh. And. Mettiamo pure, visto che è in high demand. C'è un'altra richiesta. Questo sta. Però è un'altra domanda anche. Infatti teniamola a 15. E qualcos'altro. Vediamo questo qua quanto lo possiamo. Lo scopriremo fra poco. Hyper Light Drifter, l'ho iniziato, mi ricordo, poi non l'ho più continuato, ce l'ho sulla wishlist di Steam. Quello mi interessa. Devo giocare anche quello, mi ricordo che mi piaceva veramente molto, c'aveva un... Ok, apriamo il negozio. Vediamo un po' se la gente interessa. Ok, forse potevo metterlo... Questo lo metto. Sì, Dandy va giocato. Io ce l'ho ancora sulla wishlist e merita se come tanti. Per aspettare. Qua non so quanto mettere. 100. Questo qua secondo me vale tanto. Prato.
Prego, prego, comprate, comprate. Bene. Ragazzi, ho quasi finito tutto. E qua. Che altro mettere in vendita? Vediamo un po' che altro facciamo in baule che posso mettere in vendita. Non molto però. Questi Golem Core Hardened Steel, è vero, manco questo mi serve. Anche il gioco di Sleep in Pixel Art. L'avevo sentito di Andy. Cazzo, avrebbe provato. Avrebbe provato quello, sai che cazzo di colonna sotto figa che c'è. Un'altra domanda, ma 40 hai di me ci ha bene bene Hardened Steel a quel prezzo lì. Non sbaglio, con lo sono tutto Dub Smoker in 8 bit. Madonna mia, che capolavoro! I pezzi di Sleep in 8 bit. Non dico che sono meglio degli originali perché non lo sono. Però hanno uno stile tutto loro. Mi piace. E ti cambio il prezzo. E 100. E per il resto, raga, finita la roba. Ok, possiamo chiudere lo shop perché non ho altra roba da vendere. Ok, ho fatto 3000. Tra pochino posso fare l'upgrade allo shop, beh. Ci stanno perché non perdono l'essenza della canzone, no, infatti. Teoricamente potrei aumentare il livello dello sci. Però secondo me non mi conviene ancora. Cioè. Quanta vabbè. Ok, questi qua tutti upgrade buoni. Che potrei fare? Anche se sono in 8 bit, il basso che clippa le frequenze fa la sua figura. Beh, cazzo, lo ricordo. Lo ricordo. Tutto quell'upgrade mi potrei prendere alla casa. Che abbiamo? Effettivamente la cassa. Un 10% di tip. Non è male. Oppure il letto. Però alla fine io non ci vado tanto. No, facciamo così. Metto la cassa. Buon investimento, dai. Ah, un'altra. Retailer non mi. Il rivenditore non mi interessa. Posso comprarmi l'armor. Dammi l'armor. E cominciamo. L'iron chest. Diglielo. Ok, equipaggiato. L'armatura, perfetto. Carina la musica, vero? Ok. Andiamo a fare il dungeon. Oh no, 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 niente dungeon, niente dungeon. Le pozioni.
4. Non solo 4? Dolo. Comer kebab. Niente, non mi pare. Di no, mi sa che... Oddio, un attimo stavo a pensare che crashava pure sto gioco. Devo sentire, c'è un gruppo che si chiama Stoner. Vabbè, male. Quando l'ho dimenticato? Qua c'è roba. Vada. Ragazzi, ditemi come sentite il volume, le cose, se sentite bene il microfono, questa musica alta, fatemi sapere. Questa l'ho già letta, mi sa. Piccoli diari che ogni tanto trovi. Forse alzerei un pelino la tua voce. Alzeresti un pelino la mia voce. E sia. Poi cosa posso fare da... No, penso niente. Al massimo. Però lo alziamo un pelino da qua. Ok, ora come va? Dimmi un po' come pensi che vada. Dovrebbe andare meglio adesso. Che dici, Dandy? Si può fare? Perfetto, grazie. Questa roba. Ah, oddio, posso. Oddio, dove sono spuntati questi? Oddio, sono troppi. Troppi. Bene, molto bene. Trovo, continuo a trovare oggetti. Però non posso continuare. C'è un modo per comprare un gioco in offerta su Steam e inserisco nella mia libreria e poterlo pagare in frugo. Prima si poteva fare, mi sa, potevi comprarlo come oggetto di Steam. Adesso non più. Adesso non si può fare più, mi pare, Carla. Però sì, chiedi a... Forse Diandi se lo ricorda bene. Io purtroppo, a me pare di no. Mi pare che non si può fare più. Ma Kinguin e G2A sono i più sicuri di cui io mi fiderei maggiormente. Altrimenti niente, sinceramente. Veramente non penso che prenda da nessun'altra parte che non sia Kinguin o G2A. Oddio. Cavolo, via. Quelle cose non li so proprio.
Perché ti dà la chiave. Dave, che senso della chiave? Mi ho quasi finito spazio nell'inventario. Abbiamo quasi finito spazio nell'inventario. Devo accedere all'altra parte del dungeon. Come devo fare? Ah, c'è quella parte che non ho visto ancora. Perfetto. Questa è la pozza che ricarica la vita. Ok, questo l'avevo già letto. Vedi sulle istruzioni che si fottono gli oggetti? Questo non c'ha spazio. Per il hardened steel. Ti dico, lo metto qua. Al posto di questo. Ciao buffa, buonanotte, grazie per il saluto. Ok, ciao dente, anche tu, buonanotte. Oddio, quanta gente. Se la smetto di prendere botte. Ok, andiamo al secondo livello. Ma Kingwin è come G2A invece? Perché G2A... No, Kingwin non è come G2A. Kingwin non ti rompono le palle. A me non hanno mai rotto le palle con storia dell'entità o altro. Bello, si è incastrato da solo. E niente, figo di così, no? Oddio. Oddio. Troppo che può capire. Qual è il valore di mercato di questi? 80. Il mercato di questi 100.
Mettiamo per ricaricare l'energia. Non me la ricarica più di questo. Spegne. Ma furbi. Bene, piace, piace. Non ci vuoi venire? Invece ci vieni. Oh boy. Non riesco a capire. Ciao Kizard. Ho appena comprato questo gioco, ma non ci capisco una mazza. Vediamo qualche dritta. Allora, trovo estremamente imbarazzante che tu mi chieda di darti qualche dritta su questo gioco nel momento in cui c'è la schermata di morte del mio personaggio. Comunque, allora, io ci ho cominciato a comprare oggi. L'ho preso proprio oggi. Diciamo che è un gioco in cui dov'è che hai difficoltà? Hai difficoltà nel combattere? Se hai difficoltà, perché da quello che vedo è solo qualche dritta, quindi magari non hai difficoltà. Però ecco, diciamo che il combattimento ti chiede, secondo me, di essere paziente. E quanto riguarda il discorso della vendita degli oggetti, lo shopping che fai, il mio consiglio è, un consiglio che ti posso dare è non vendere tutto quanto subito. Nel senso... ci possono essere oggetti che poi ti possono servire dal fabbro, no? Una volta che lo sbloccherai poi. Quindi magari se vedi oggetti particolari che magari hanno un grosso valore, oppure cose di questo tipo, magari vendine uno o due, però gli altri tienitele. Un'altra dritta? Questo però l'ho letto. Consiglio a tutti di fare dungeon di notte. Dungeon di notte e negozio di giorno. Perché di notte, sebbene i dungeon siano più difficili, non danno anche artefatti migliori. Non lo so, Kizard. Dimmi tu se vuoi sapere qualcos'altro, perché insomma. Dio mio. Perché sto coso mi dici tu? Ecco, a me servirebbe qualche consiglio su come affrontare invece quei cavolo di bastardi. Io ho finito le pozioni, sì? Le pozioni. Bene. Sono sempre stato appassionato di roguelike, ma non ho problemi di combattimento. Io invece, guarda, roguelike ho giocato sempre molto poco. Un roguelike che ho... Un roguelike che ho giocato di più è stato FTL, Fast and Light. Quello mi è piaciuto tanto, proprio, però non è proprio un roguelike classico, classico. Oh. Devo dire una cosa, i comandi di questo gioco non sono proprio il massimo. Più che altro la struttura di vendita e conservare. Sì, guarda, la struttura di vendita, cioè il modo in cui funziona la vendita è
Tu prendi un oggetto. Questo oggetto, un tot di oggetti, li puoi vendere o uno solo o a blocchi. Io generalmente li vendo tutti se so che non mi servono. Decidi un prezzo. Se pensi che sia un oggetto molto importante, lo metti a 100, 150, a volte spingi pure a 300, no? Se vedi che loro fanno la faccina, triste, vuol dire che quel prezzo per loro è troppo alto. Infatti, se vedi in questa schermata che ho appena aperto, no? Indica le loro reazioni in base ai prezzi a cui io gli ho messo in vendita, no? Quindi, se vedi questi oggetti, no? Questa. Prendiamo un oggetto che hai di più. Ecco, ora la faccina più a destra è un prezzo sconveniente che loro non piace. Il prezzo 130 con la faccina triste, non mi piace tanto. Infatti, non se lo comprano. 100. Sorridono, vuol dire che gli piace. Quando invece hanno gli occhi con le monetine, vuol dire che hanno trovato un'offertuna mega galattica che tu l'hai messo a un prezzo che per loro è fenomenale. E subito dopo tu vedi sotto popularity. Popularity vuol dire, indica proprio appunto la popolarità di quel prodotto, ossia quanta domanda c'è per quel prodotto. Maggiore è la domanda di quel prodotto, maggiore è il prezzo che puoi dare a quel prodotto. Più cala, più dovrai venderlo a un prezzo inferiore perché stai ovviamente riempendo il mercato di quel determinato oggetto. Spero che tu abbia capito tutto quanto. Non è difficile comunque una volta che cominci a capire quanto mettere gli oggetti, che prezzo mettere gli oggetti. Oddio. Oh, che succede? È buggato. Anzitutto, figurati. Guarda, ho provato, non mi sono addentrato, ma sei stato molto gentile. No, figurati, non è un problema. Mi rendo conto che comunque l'ispirazione da cui prende la parte del mercato, a parte di un altro gioco, un vecchio gioco, si chiama Reset Tier, Reset Tier, una cosa del genere, giapponese, che sostanzialmente. Porca. Che ti faceva aprire un negozio ed aveva anche quello una parte di dungeon crawling e una parte di mercanti di vendita di merce, ecco. Ok, è arrivato il suono, ma il bot non mi ha detto che cosa è successo. E il bot. Ok, non ho capito bene cosa è successo perché il bot non mi ha avvertito sebbene l'avevo programmato per farlo. Se qualcuno ha messo il follow, se qualcuno ha fatto lost, non riesco a capirlo. Oddio. Ah, ti ha messo il follow. Grazie Kizard, grazie mille per il follow. Gentilissimo. Purtroppo ho il bot che avrebbe dovuto segnalarmi di questo, ma non l'ha fatto. Vabbè, tanto ne dicevo così poche. Lo aggiusterò una volta che finisco la live. Grazie mille comunque per il follow. Comunque non sono solo io che streamo in questo canale, siamo svariate persone. E portiamo giochi vari, ecco. Questa sera volevo portare Stalker, ma crasha troppo spesso. Oh, tanta robetta. Forse ho capito. Ah, che crina. Sì, nel senso non sono solo io, ci sono anche altre persone ogni tanto. Nel periodo in cui ci sta più una persona, nel periodo in cui ce ne sta più un'altra.
Facciamo pochi problemi, ecco, non streamiamo seriamente comunque. Grazie Carla Cartacea per aver spiegato meglio, visto che io ero assalito da numerose creature. Oh, si è fregata mia roba. Tacci tu. C'è una fontana. Serve una fontana. Eccola la fontana. Oh no. Oh cavolo, c'è quello piccolo, non l'ho visto. Ce la facciamo, ah, seconda parte del dungeon. Però io vorrei tanto trovare, prendere almeno la seconda arma. Dio, quanti sono? Oh Gesù santissimo. Arriva qua. Bravissimo. Oh Gesù, aiutami tu. Ah, quasi. Bene. Santo c'è. No, no, no. Ok, e questo è andato. Ok, questo oggetto. Cosa posso prendermi e cosa posso lasciare? Ah, non costa tanto questo. Non così. Poi che non so cos'è. Cos'è successo? L'ho preso o non l'ho preso l'oggetto? Sono incoglionito, raga. Ah, eccolo! Non lo raccoglie.
Però no. Ah, vediamo se possiamo ridurre i monetini o qualcosa. Ah, sì, giusto. È vero, posso ridurre i monetini e le cose. Molto buono. Già letto. Raga, io ho paura di morire. Che qua non ce la facciamo, mi sa che tocca tornare. Eh sì, mi sa che tocca tornare. Fare qualche altro pezzo d'armatura tu. Puoi farmi l'elmo? Sono abbastanza cold. Oddio, sono solo 52. Come mai? E ho speso tutti questi soldi. Cosa che non quadra? Ovviamente. Vabbè. Allora, cosa vendiamo? Questo. Poi. Possiamo venderlo questo. Questo sì, perché big money. Questa è un'altra domanda. 120. Pompiamo un altro po' che tanto ne richiesto. Vediamoci a 120. Vediamo se ci va. Apriamo il negozio. Qualcosa in più. Faccio a capire, cioè ho visto che
La roba che tu metti nel cesto della sela, insomma, è contata al 75%, però non mi danno nessun soldo, mi pare. Beh, ci provo lo stesso. Bene, bene, arrivano i soldi. Siamo già a 2800. I demand for per questo. Prima metto la 6. Grazie, bene. A questo punto mettiamo questo. Questo facciamo salire a... Vabbè, che io compra tutto. Sì, qua la gente fa l'incetta di roba. Che chissà che ci fanno. Mi piace. Hanno provato a comprare lo stesso. Via, raga. Guardate qua. È quasi finita la giornata, però. Su. Prendete che l'ultima roba poi sparisce. Bravi. Ok. Ti sono pappati tutto, ti sono pappati. Ok, raga. Più niente ad ave. Ok, ci siamo fatti tanti soldini. 5.693. Ecco, io è questo che non capisco. Qua sotto il core del golem. Avrei dovuto vendere al 75%. Però l'ho dato a zero. Non capisco se è un bug del gioco. Sì, è meglio vendere di giorno e fare il dungeon di sera, perché di sera, sebbene i dungeon siano più difficili, droppano artefatti molto migliori. Tu puoi fare anche il mercante di notte. Credo, non ho ancora provato, che ti arriva la stessa quantità di gente, quindi non è che... Però... Secondo me è come fare così. Comunque, io penso che... Tacco, è tardissimo. E Kizard, grazie per il follow, davvero. Ripassa quando vuoi, ci fa solo piacere. Che portiamo tanti giochi bellissimi e ciccionissimi. E niente, ragazzi, è stato un piacere. Un attimo, però voglio prima verificare di aver salvato. Ecco, adesso sta. Ok. No, ma figurati, Kizard, ti pare per così poco? Passa quando vai, mi raccomando. Buonanotte. Ciao.